E nuovamente tempo di vendemmia, quest'anno tornati ai tempi normali dopo anni di anticipi a causa delle condizioni meteo, e la vendemmia d'aste vuol dire Duia d'Oro, edizione numero 47. Una Duia che vanta nuovi record rispetto agli anni passati, 975 i vini presentati da 367 cantine di tutta Italia, 509 i premiati, 237 invece i vini piemontesi di 114 aziende. Tra questi 20 hanno ottenuto l'Oscar. 47esima edizione della Duia d'Oro ad Asti, siamo sempre all'Enofila, un palazzo prestigioso recuperato che sta valorizzando anche tutta la provincia e soprattutto sta valorizzando il vino. Fra le novità di quest'anno ci sono, diciamo, delle continuazioni, perché ci sono sempre le Barbera, le Duie della Barbera che aumentano le loro proposte. Sì, devo dire che e la Duia sta incontrando sempre di più a livello nazionale, direi anche internazionale. Oltre alla vetrina dei vini premiati al concorso nazionale DOC e DOCG, sono 509, di cui 43 Oscar, diamo grande spazio ancora alle Barbere, ce ne sono 170 in degustazione, ma anche quest'anno la novità l'Alta Langa, questo spumante metodo classico del Sud Piemonte che sta incontrando moltissimo, che ha niente da temere da Franciacorta, dai spumanti trentini o da Prosecco, e che effettivamente sta prendendo spazio. Francesca Poggio, Donne del Vino, qua ad Asti alla Duia, che cosa presentate? Presentate un libro sul metodo Martinotti? Sì, siamo qui alla Duia per presentare un libro sul metodo Martinotti. Quest'anno è il 25esimo anniversario del nostro sodalizio, quindi abbiamo pensato di riuscire a divulgare un qualcosa di importante per il nostro territorio. Martinotti è un piemontese doc, che purtroppo è un po' sconosciuto al mondo, ma direi una persona importantissima, uno scienziato, così si può dire, importantissimo, perché ha scoperto il metodo per poter fare la bollicina, che è il vino più venduto al mondo. Ornella Franco, consorzio dell'Asti, la vendemmia è appena iniziata con ottime prospettive quest'anno. È iniziata proprio in questi giorni, tra l'altro è una news di qualche giorno fa, c'è anche stata la firma dell'accordo interprofessionale in cui tutte, che si sperava moltissimo in questo accordo, perché come tutti gli anni stabilisce i prezzi minimi e le rese per ettaro, che sono confermati in 95 più 5 più 20 di mosto parzialmente fermentato. Moscato, protagonista di quattro cocktail, questi che abbiamo qua davanti, quali sono e con che cosa, quali sono i componenti? Sì, è un'alternativa per consumare acido spumante e moscato d'Asti. Allora, sono quattro alternative, abbiamo moscato d'Asti e frullato di pesche, con il frullato di fragole, con la spremuta di limone e con la spremuta d'arancia. Ogni sera una proposta diversa con un ristorante diverso. Questa sera il Cascinale Nuovo di Isola d'Asti. Lo chef? Walter Ferretto. Che cosa propone? Questa sera abbiamo fatto una ricerca intanto sulle materie e sui prodotti di eccellenza del nostro territorio, quindi dell'astigiano, e serviamo una gallinella tonchese di questa fantastica azienda agricola che si chiama Artuffo. Viene disossata, farcita, appoggiata su una ratatouille di verdure, servite con un riso croccante alle erbe aromatiche.